Papa Francesco sta lavorando personalmente alla sua seconda enciclica, quella sulla custodia del creato. Lo ha confermato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervenendo nella Pontificia Università Antonianum alla presentazione della prima e unica ristampa in 8 secoli del codice 338, contenente la stesura originale del Cantico delle Creature e le più antiche fonti francescane, riproposte dalla Fondazione Sorella Natura di Assisi. Padre Pietro Messa, preside della Scuola di Studi Medievali presso la Pontificia Università Antonianum. La coppia anastatica che è stata fatta, questa coppia dà la possibilità di materialmente avere in mano questo manoscritto. E allora l'incontro con Francesco d'Assisi non è un incontro etereo, ma è un incontro, diremmo, incarnato, ecco, che è proprio tipico del cristianesimo. Cioè nella materialità di un manoscritto fatto di pergamena, vergata da inchiostro, il quale compone delle parole, compone delle preghiere, eccetera, noi conosciamo la personalità di questo uomo, di questo Francesco di Pietro di Bernardone, che nel 1206 ha cambiato vita, ha voluto vivere secondo la forma del Vangelo, è stato canonizzato 2 anni dopo la sua morte, e continua la sua venerazione nel mondo di oggi. Nei lavori la riflessione è stata incentrata sugli appelli del Papa, che anche ad Assisi il 4 ottobre dell'anno scorso ha sottolineato come San Francesco sia esempio d'amore per tutto il creato. Ancora Padre Messa. Per Frate Francesco c'è la creazione. La creazione cosa significa? Che ogni cosa che lui incontra la pone immediatamente in relazione con un altro che è un essere trascendente creatore. E allora è vedere ogni cosa in una prospettiva trascendente, in una prospettiva che non è soltanto immanente, quindi è una buona occasione per uscire da un malsano materialismo che poi diventa consumismo, edonismo e tante altre cose in cui ci troviamo invischiati nel momento attuale. La missione dell'uomo di oggi allora è quella di trasformare la custodia del creato in un impegno di tutti. Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Quando si parla di ecologia dobbiamo ricordare che la parola oikos, da cui questa parola viene, è anche la stessa per dire famiglia, e dunque ci porta all'interno di una visione integrale dell'ambiente, una visione integrale del mondo. C'è un mondo materiale, c'è un mondo umano e c'è un mondo familiare che devono integrarsi. Senza questa integrazione non c'è vera ecologia, per cui ecologia come salvaguardia dell'ambiente materiale, ma anche come salvaguardia dell'ambiente umano e dell'ambiente sociale.